Fabio, ciao. Adesso devi ciao. Fare da professore. Io mio Dio. L'altro giorno in questo signore considerato uno dei grandi pensatori contemporanei che ha scritto molto su crisi finanziaria, rischi e compagnia. Questo signore si chiama Nassim Taleb e insegna a New York, al New York University e lui ha scritto un libro famoso, Il Cigno Nero, lui è l'apologo della fragility. Io ho cercato di capire leggendo, cioè, non ci arrivo. Però mi sembra di capire che siano argomenti molto interessanti quelli che lui presenta. Dopo metto il link, quando faccio la pagina, e postiamo questo discorso, faccio il link alla sua pagina per vedere. Mi sai spiegare prime? Guarda, le cose di cui parla Taleb sono proprio il nocciolo duro di tutte le questioni finanziarie, economiche, di rischio, eccetera, eccetera. Lui, oltre a essere un professore, è stato anche un trader, quindi anche esperienza di mondo reale. Mm-hmm. Allora, lui ha, diciamo così, è difficile riassumere in poche parole tutto quello che lui dice, tutto quello che pensa, tutto in che senso è innovativo rispetto al mainstream, eccetera, eccetera. Però per un pubblico, diciamo, generalista, io comincerei col dire che cos'è questo cigno nero. Mm-hmm. Black Swan, che poi è un fenomeno, cioè non è che l'abbia scoperto Taleb, è un fenomeno che si conosce benissimo, e diciamo così, da tanti, da oltre un secolo. Ma mettiamola così. Nella statistica, il modello che domina le scienze statistiche, l'approccio empirico, cioè il modello gaussiano. Che cos'è il modello gaussiano? È il modello in cui l'informazione più importante è la media di un fenomeno. Vediamo per esempio l'altezza, no, in una popolazione. Allora, se vuoi sapere la popolazione è alta o bassa, in media, quindi la media di tutte le altezze degli uomini e delle donne, poi magari lo puoi fare per classi di età, eccetera, eccetera, e trovi questa informazione. Questa è la, diciamo, la media è, ti dà la misura sintetica su un fenomeno, in questo caso l'altezza della popolazione. Poi vuoi sapere se questa altezza è molto rappresentativa della popolazione o meno, allora calcoli la varianza. La varianza sostanzialmente ti misura quanto si discosta, no? Diciamo, quanto varia rispetto a questa media l'altezza della popolazione. Quindi se tu hai molte persone che sono alte 2 metri e molte persone che sono alte 1,50, la varianza è molto alta. Se sono tutti alti tra 1,68 e 1,72, allora la varianza è molto bassa. Quindi con questi due parametri, la media e la varianza, o la deviazione standard, più o meno, esattamente più o meno la stessa cosa, tu riesci a descrivere un fenomeno in modo sintetico. Ma che cosa presuppone? Che questo modello funziona se gli scostamenti dalla media non sono molto ampi. In realtà il mondo spesso ci riserva delle sorprese. Quindi questo è il concetto di cigno nero. Okay? Il cigno nero è un evento che si discosta moltissimo dalla media, però avviene raramente. Infatti lo si chiama anche tail event,
evento di coda, perché la, diciamo, questo modello gaussiano è rappresentato dalla campana di Gauss, al cui centro c'è la media e poi c'è questa campana che descrive lo scostamento dalla media. Quando, diciamo, le code sono molto, le code di questa campana di Gauss sono molto vicine allo zero, quindi significa che eventi che si discostano molto dalla media o dalla normalità, se vogliamo usare un linguaggio colloquiale, sono rarissimi. Il discorso, il punto di Taleb è che in realtà questi eventi, questi cigni neri, non sono tanto rari, sono eventi che non sono né rarissimi né completamente impredicibili. E quindi lui costruisce una sua filosofia, se vuoi, o una sua teoria della finanza proprio su questo concetto, cioè che il modello gaussiano non è adeguato a descrivere ciò che avviene nei mercati finanziari e che quindi ci vogliono modelli un po' più sofisticati e strategie più sofisticate per evitare di finire in bancarotta. Questo è un po' il discorso in estrema sintesi. Che cosa ne penso io? E la fragility? Allora, quello della fragility? Ma la fragility è questa, appunto, è il fatto che se tu adotti, se tu ti prepari agli eventi seguendo un modello sbagliato, che è quello gaussiano, introduci una fragilità nel sistema, perché, diciamo, è come se tu hai una mappa di un territorio che non corrisponde al terreno. Quindi laddove ci dovrebbe essere un fiume, c'è una collina e viceversa. Quindi la fragilità deriva dal fatto di applicare modelli matematico-statistici sbagliati, o meglio, non realistici, al mondo della finanza o in generale al mondo reale. Allora, e lui poi propone, no? Dice, guardate, nell'antico Egitto, lui è libanese, quindi spesso infarcisce i suoi libri questi aneddoti così, che vengono dalla cultura medio orientale, e diceva, nell'antico Egitto gli ingegneri erano responsabili, pagavano con la vita se la casa crollava. Allora, vediamo un po' come la penso io. Allora, ma l'applicazione pratica, punto, sia la... Perché ha avuto così tanto successo? Qual è l'applicazione pratica di quello che è stato top per 13 anni? Ma di applicazioni pratiche non ce ne sono. Cioè, allora, l'applicazione pratica secondo lui sarebbe quella come nell'antico Egitto, di attribuire una responsabilità a chi gestisce i soldi e metterci, renderlo corresponsabile. Lui parla di skin in the game, no? Quindi tu put your skin in the game, cioè metti a repentaglio la tua pelle, perché in questo modo tu ne paghi le conseguenze e quindi sei più prudente. Ora, io la vedo in modo leggermente diverso, anzi non tanto leggermente, la vedo in modo molto diverso. Allora, io ho avuto in vita mia la fortuna di scrivere il primo working paper della Banca Centrale Europea, e l'ho scritto insieme a un mio collega dell'epoca, Vincent Brousseau, che è un vero genio. Lui era il genio della situazione, io ero diciamo così, quello che lo seguiva e mi onoravo di essere parte di questa sua
di questo suo intensa capacità di analisi. Quello che noi scriviamo è che il rischio finanziario è un fenomeno troppo complicato e complesso per essere descritto oggi come oggi con modelli matematici. In altre parole, le nostre conoscenze di matematica e statistica non sono abbastanza avanzate per permetterci di modellare in modo accurato e affidabile tutta la complessità di quei fenomeni che noi chiamiamo colloquialmente rischio. Allora, è vero che l'ingegnere egiziano era ritenuto responsabile del crollo della casa, ma perché? Perché si sa, la casa è un modello non aleatorio, cioè tu metti le pietre una sopra l'altra e c'è un modo specifico di mettere le pietre una sopra l'altra che impedisce alla casa di crollare, ma non c'è un modo sicuro di gestire i soldi, a parte di essere sotto il materasso, che ti elimina il rischio. Quindi tu comunque è come se ponessi, come se attribuissi all'ingegnere che costruisce la casa la responsabilità del terremoto. Il terremoto non è un evento, è un ciglio nero su cui l'ingegnere ha una possibilità di proteggersi. È un ciglio nero. Questo un po' il discorso. Far la casa antisismica. Sì, ma se non esistono le tecniche nell'antico Egitto, stiamo parlando, se nell'antico Egitto non esistevano le tecniche antisismiche, l'ingegnere aveva poco, non poteva essere ritenuto responsabile del crollo a seguito di un terremoto o di un'inondazione, insomma di un evento di tipo cigno nero, quindi un evento raro e però quello che io dico, diciamo, quindi descritto questo quadro, quello che è veramente importante secondo me lì è il discorso più pregiato, se vuoi, la parte più intelligente delle argomentazioni di Taleb, è che uno non deve affidarsi a modelli matematico-statistico per investimenti è sbagliato, cioè non puoi affidarti ciecamente alle attuali conoscenze matematiche perché sono fuorvianti. Possono andar bene per un certo periodo, ma sostanzialmente il punto è questo: i modelli econometrici, i modelli statistici, l'intelligenza artificiale, big data, machine learning, quindi non solo il modello gaussiano che è quello più semplice, ma anche le cose iper sofisticate di cui parliamo oggi, hanno una valenza solo e soltanto se il passato è una guida per il futuro ed è una guida sistematica, non una guida occasionale, cioè devono essere proprio corsi e ricorsi di vichiana memoria, ma corsi e ricorsi molto regolari, senza cigni neri, o con pochissimi cigni neri, uno ogni 2-3 secoli. Quindi la prima condizione è che il passato sia una guida per il futuro, la seconda condizione è che tu abbia la capacità di estrarre questa guida dai dati, quindi che tu abbia un modello che ti permette
di derivare delle regole sistematiche da ciò che è avvenuto in passato, e questo noi non lo sappiamo. Io ho fatto la mia tesi di PhD sui frattali, che sono proprio, diciamo così, dei modelli che ti dicono: guarda, tutto ciò che noi conosciamo e tutto ciò che noi oggi applichiamo alla finanza non è affidabile, è un'approssimazione che talora è semplicemente grossolana, molto spesso è un'approssimazione fuorviante. E quindi questo, diciamo, il punto di Taleb è in parte simile a quello che io avevo studiato nella mia tesi di PhD, in parte aggiunge, poi lui è un ottimo statistico, no? È un matematico coi fiocchi, per carità, non è un ciarlatano, e nella finanza, soprattutto tra quelli che scrivono libri di finanza, di ciarlatani ce ne sono a iosa. No, lui è molto bravo, arguisce in modo molto preciso. Ripeto, ci sono dei punti di contatto, ma dal mio punto di vista ci sono anche degli aspetti che lui trascura o su cui, diciamo così, skin in the game è una faccenda su cui non mi trovo d'accordo. Perché se tu costringi qualcheduno a giocare alla roulette, esatto, non è che lo puoi accusare di essere responsabile che non è uscito il numero. La leggenda su Taleb, che sulla base di queste riflessioni lui ha anticipato la crisi del 2008 guadagnandosi, questa è la leggenda. Ma no, è una leggenda, cioè non è che è una leggenda, lui ha opportunamente messo in luce questi aspetti, ma questi aspetti sono stati messi in luce dopo, da decenni, non è una cosa che si è scoperta 15 anni fa. La teoria dei frattali, che è che è alla base di alcuni di questi modelli, alla base di alcune di queste riflessioni che anche Taleb sviluppa, è nata, diciamo così, negli anni 60. Il padre di questa dei frattali era Benoît Mandelbrot, che è un francese, un matematico francese che tra l'altro ha insegnato a Chicago, dove ho studiato io, e che ha influenzato anche la scuola di finanza di Chicago. Diceva queste cose appunto negli anni, sono articoli del 61, del 63, e parlava di moti browniani frazionari. Adesso non voglio annoiare chi ci ascolta, ma Taleb ha arricchito di molti particolari, ha fatto delle analisi rigorose, ma su idee che già erano ampiamente conosciute. Ha portato delle innovazioni non banali, per carità, ma non è che abbia lui inventato queste cose, né tantomeno ha predetto la crisi finanziaria, è soltanto che ha parlato di queste cose nel momento in cui è scoppiata una crisi finanziaria epocale, e lui aveva scritto un libro che metteva in luce appunto la fragilità del sistema finanziario internazionale. Un concetto dove la fragility sarebbe un punto di forza, come se la fragility doveva essere un attributo di un'organizzazione o di una società. Ma sì, dipende. No, fare il complesso, capito? Io non ci capisco un cazzo. Sai, fa tutto. Guarda, Alberto, il punto è questo. Cioè, il futuro non è facile da predire.
noi non abbiamo modelli, quindi non abbiamo mappe che ci possano dire il futuro è in quest'alveo. Non ce le abbiamo, punto. Questo è un fatto. Ora, poi vuoi voltare la frittata a destra, a sinistra, la puoi, ci puoi fare ci puoi fare la frittata con i maccheroni, ci puoi fare... La verità è che l'incertezza a cui uno è esposto è inevitabile. Poi, questa incertezza, se tu ci scommetti e vinci, ci fai soldi, ok? Se questa incertezza... Se su questa incertezza tu scommetti, i soldi li perdi, allora no. Adesso, dopo questa tua lezione, qualcuno si lagna. Lo vado a vedere, lo vado a dopo questa tua lezione, lo vado a rileggere. Va bene, Fabio, basta così. E ti dico. Sì, no, ma infatti di questo ne potremmo parlare. Guarda, secondo me ci sono parecchi spunti che potremmo sviluppare in qualche conversazione futura, ma adesso lasciamo così con queste, diciamo così, semplici considerazioni che sono appunto di natura molto prosaica e poco matematica. Magari su qualche punto specifico, su qualche esempio specifico che fa Taleb, ne possiamo riparlare. Magnifico. È interessante. Grazie Fabio. Adesso vado a rileggere e poi vengo con altre domande al posto. Va benissimo, d'accordo.